Dal Cantico dei Cantici. Io sono un narciso di Saron, un giglio delle valli. Come un giglio fra i cardi, così da mia amata tra le fanciulle. Come un melo tra gli alberi del bosco, il mio diletto fra i giovani. Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo e dolce è il suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. Sostenetemi con focacce d'uva passa, rinfrancatemi con pomi, perché io sono malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le celbe dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché essa non lo voglia. Una voce, il mio diletto, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortola ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti e le vite fiorite spandono fragranza. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiato. Il mio diletto è per me e io per lui, egli pascola fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, o mio diletto, somigliante alla gazzella o al cerbiatto, sopra i monti degli aromi. Siamo dato adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e sarà abbastanza breve, più che la meditazione, la contemplazione di questa sera, di questo passo meraviglioso, questo passo da contemplare, da vivere e da gustare più che da meditare. Abbiamo visto la volta scorsa, introducendo questo splendido libro, come esso sia non solo il canto d'amore, ma la storia d'amore, una storia vera, una storia reale, una storia concreta, tra lo sposo, che è Gesù, e la sposa, che anzitutto abbiamo visto la Madonna, questo è il libro del loro amore, ma è anche la Chiesa, ed è anche ogni singola anima. Non dobbiamo stupirci che il Signore chiami le nostre anime amica mia o mia bella. Uno potrebbe pensare: ma io tanto amico di Gesù non ci sono, bello, ma con tutto quello che ho combinato nella mia vita, o con tutto quello che sto vivendo, tutto mi sento meno che bello. Ma Gesù vede la nostra bellezza primordiale, di ogni anima. Se noi potessimo vedere la nostra anima con gli occhi di Gesù, moriremmo di gioia, perché Gesù non la vede come l'abbiamo fatta diventare, come l'abbiamo ridotta noi, molte volte orrida, inguardabile, ma vede cosa c'è sotto, tutta la coltre di macerie, tutti gli imbrattamenti che purtroppo o noi o le circostanze della vita, anche sono anche gli altri a volte, insomma, hanno operato. Lui ci chiama amici per un motivo molto semplice, perché Gesù non ha nemici.
Per lui non siamo tutti amici, siamo noi che ci facciamo suoi amici. Gesù disse ai suoi discepoli: vi ho chiamati amici perché tutto quello che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Gesù non priva nessuno che lo desideri della possibilità di conoscerlo, del dono della sua parola. Non è lui che non si fa conoscere o che non parla, ma è l'uomo che sembra non avere mai tempo per lui o che non vuole ascoltare. Questo è un altro discorso. Qui c'è un canto d'amore, sentiremo parte di questa lettura nella liturgia di domani, no? La parte che dice quello viene saltando per i monti, balzando per le colline, no? Ricorderemo l'espressione di San Giovanni Battista. Qui i monti e le colline sono intesi in senso positivo, cioè si giunge all'unione con Gesù quando si diventa puri come i gigli, termine che ricorre molto, no? La prima cosa che un'anima deve vivere per avere un rapporto profondo con Gesù è la purezza. Purezza che non è tolta dalla vita matrimoniale, ecco, ma deve essere custodita anche nella vita matrimoniale, vivendo lo stesso sacramento del matrimonio nell'onestà e nella santità, quindi senza macchiare il tanto. Un matrimonio santo non toglie la purezza, ecco, toglie certamente la verginità fisica, ma se è santo non toglie il candore dell'anima. Oltre alla purezza ci vogliono i monti e le colline, cioè, ecco, si giunge all'unione con Gesù, ecco, attraverso i monti. Invece c'è l'interpretazione simbolica dei padri, no? Che sono le grandi virtù che dobbiamo imparare a riscoprire e esercitare, che sono la fede, la speranza e la carità, e quelle un pochino meno grandi ma comunque consistenti, che sono le colline delle virtù cardinali, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Ecco, noi siamo gigli fra i cardi, ecco, nel senso che i cardi sono le spine, e sia perché siamo costantemente aggrediti, attaccati, sia anche perché la purezza di cuore, oltre che di corpo, di mente, oltre che di occhi, ecco, matura dentro la sofferenza, a volte dentro la mortificazione, dentro la penitenza. La colomba, altro nome con cui viene chiamata la sposa da Gesù, no? Mia colomba. La colomba sappiamo che è quell'animale che rappresenta lo Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo della Santissima Trinità è l'amore. Quindi la colomba è l'anima che ha cominciato a vivere l'amore di Dio e l'amore del prossimo, veramente. E come si fa? Stando nelle fenditure della roccia, no? Qui il linguaggio del Cantico dei Cantici è tutta una continua allegoria. La roccia è Gesù, la roccia è Cristo, dice San Paolo nel Nuovo Testamento, no? Le fenditure della roccia, quali sono? Sono le sue piaghe. Quindi la colomba che sta nelle fenditure della roccia, che è l'anima che cresce in amore verso Gesù, come? Contemplando e meditando anzitutto la sua passione, entrando in quelle piaghe, perché ogni ferita di Gesù è una sua dichiarazione di amore, è un dirti: guarda quanto ti ho amato, no? Ecco, un'ultima suggestione, penultima suggestione. Il diletto sta dietro il nostro volto. Guarda dalla finestra e spia attraverso l'inferiale. Questo lo sentiremo nella messa di domani. Che cos'è questa immagine? Il nostro muro. Qual è il nostro muro? Il muro è la nostra volontà, che può fare da muro, può dire al diletto: tu rimani fuori, tu non ci entri. E quando questo accade, Gesù spia attraverso l'inferiale, cioè vede. Se magari un uomo attraverso qualche momento difficile, attraverso qualche prova, gli apre qualche piccolo spiraglietto, qualche finestrella, gli dà qualche possibilità di entrare. E delle volte pure le inferiali sono belle sbarrate, ecco, incapaci
di aprirsi ad accogliere il Salvatore. Cosa succede quando arriva? E qui chiudiamo. Alzati, amica mia. Alzati in ebraico, il verbo ebraico è kum, che è lo stesso verbo della risurrezione. Poi prosegue il verbo passato. Quando si comincia a vivere uniti a Gesù, si risorge, la vita è un'altra cosa. L'inverno è il freddo di tante cose, il gelo di una vita bruttarella, ecco, appunto gelida, senza amore, senza senso, diventa un ricordo del passato, l'inverno è passato. La pioggia, quelle piogge di cui parla Gesù, no? Cattolo le piogge, straripare le fiumi a quella casa di rimase, no? Quindi sono le piogge, sono le tentazioni, le avversità proprio della vita. La pioggia è cessata. Sono apparsi fiori nei campi, cioè fioriscono le nostre virtù, e il tempo del canto è tornato, un canto del cuore, ma anche un canto della voce, perché l'anima felice, l'anima innamorata canta, ma canta sul serio, canta anche in privato il proprio canto a Gesù, che spesso faceva la Madonna. E la voce della tortola, sapete, sappiamo che la tortola alla voce dell'innamorato, la tortola tuba, ecco, e sembra tubare d'essere un canto d'amore, no? È ancora un'altra immagine per designare l'anima innamorata. Il mio diletto è per me e io per lui. Questa è la vita santa. Nell'incontro che ho preceduto alla Santa Messa parlavamo della santità, facendo riferimento all'enciclica di Papa Francesco sulla santità. Santità è qui in queste due parole. Il mio diletto è per me, lui è tutto per noi. E però noi siamo tutti per lui. Al darsi completamente di Gesù corrisponde al darsi totalmente di un'anima. Ecco la vita di santità. Ecco la felicità di Dio ed ecco la felicità dell'uomo. Ecco, se ci pensiamo bene, il senso e il fine del Natale. Siamo dato, donato e ringraziato ogni momento. Santissimo.